Bentornati amici di clanofgamers.it, siamo finalmente su Titanfall. Perché siamo su Titanfall? Per dire che cazzo siamo andati avanti nel tempo? No, è la beta di Titanfall, cioè c'è scritto cazzo, che cazzo mi viene a chiedere? Allora, niente, Titanfall, gioco di Respawn Software, ideatori e creatori, gli sviluppatori del primo Call of Duty, quello vero, quello, il Call of Duty 4, il non plus ultra dei Call of Duty nella storia. Quello che ancora gira in ogni Call of Duty, perché le meccaniche sono sempre quelle, il motore grafico è sempre quello, hanno creato la Respawn Software dopo essere stati cacciati da Activision e essere stati costretti ad abbandonare Infinity Ward. Questa storia non so quante volte l'ho detta e quante volte l'ho scritta anche sul sito, e hanno creato Respawn Software, che è quella casa di sviluppo che ha fatto questa meraviglia. Perché dico meraviglia? Perché è una meraviglia. Cioè, 2 secondi di gioco vi fa capire, vi fa amare subito sto gioco alla follia, penso, come è successo a me, non mi capitava da un bel po', entro, subito fluidità, precisione, velocità nei movimenti, curata da una bella dose di armi e de gusto quando esplodi, ma soprattutto questi cazzo di Titan che ora sto guidando, eccomi, che sono fluidi come il pupetto dei Call of Duty 4, stupido. Cioè qui la velocità sia con il giocatore, che ora fa molte più mosse, con il personaggio diciamo di terra, il piloti li chiamano, che con il Titan è praticamente quasi la stessa. Cioè sono riusciti i ragazzi di Respawn, quei due geni ex Infinity Ward, a creare veramente qualcosa di ben fatto. E anche il discorso di frame rate che è uscito fuori in queste settimane, relativo appunto ai problemi che potrebbe avere, insomma io non l'ho visto, giusto forse nell'esplosione prima del Titan un attimo un calo di frame rate c'è stato, ma stiamo sempre comunque a parlare di una beta. E comunque sappiamo che Microsoft già ha rilasciato un aggiornamento per il One, per l'Xbox One, che ha diciamo aiutato su segnalazione appunto di Infinity, di Respawn, piccolo lapsus, ha aiutato anche questo gioco, ma soprattutto anche il controller, con l'accelerazione sparata che c'era prima l'hanno rimodificato, insomma hanno fatto un buon lavoro. Sinceramente io giocando a questo gioco non ho risentito di nessun tipo di né lag né niente, inceppamenti vari, fluido e veloce. Tu devi fare quella cosa e loro ti mettono in condizione di farla nella maniera più semplice, perché è uno molto intuitivo il sistema di controllo, che non si discosta tanto dai vecchi sparatutto, da quelli classici, i comandi sono quelli, ma aggiunge alcune feature un po' più particolari, tipo quella di aggrapparsi sui muri, correre sui muri, saltare il doppio salto, veramente nessun ostacolo rimane tale per il giocatore a terra. Poi con i Titan, che frodi che fa, guarda che roba, diciamo è uno spettacolo vero per gli occhi, per le orecchie, per il pad, perché comunque sia il pad di Xbox One, secondo me, a titolo personale, questa è diciamo una mia opinione personale, è per certi aspetti il miglior pad mai visto. Già preferivo quello dell'Xbox 360 rispetto alla Play 4, alla Play 3, alla PlayStation, ma guarda sto merda, m'ha seccato da là sopra. Vabbè. Insomma, ho ammazzato un pilota, ho ammazzato un Titan e sei Minion. Ah, ma mi sa che oltre ai... Ah, queste sono le prime... Diciamo le prime modalità di gioco di Titanfall che ti aiutano, insomma, oltre ai nemici umani come te, mette anche dei bot. Quindi dicevo, il joypad per me è il valore aggiunto di questa console per questo gioco. Ora se ne potrà dire tanto, ma io a livello grafico se ne potrà dire PlayStation 4 eccetera eccetera, a me non risulta nessun tipo di calo dei frame rate allucinante. Vedete voi, se vi piace spolliciate. Ciao da clanofgamers.it. Al mondo tutto quello che ha un inizio ha anche una fine.